E la bocca di ma che ci mettete in queste belle pizze? Niente, acqua e farina e basta. Sapete come si chiamano? Ma solo di San Clemente le fate, il giorno di San Clemente? No, l'abbiamo fatto quasi tutto il periodo estivo. Pure? Sì, sì. Ogni sabato sera si fa qualcosa. No, volevo sapere una cosa, ma sempre il 23 novembre festeggiate San Clemente. E quando c'è stato il terremoto voi stavate facendo una festa allora? Sì. E che cosa successe nell'80 quando è successo il terremoto? Comunque meno male che stavate in piedi. Quindi praticamente con Franco Iudice. Sì. E chi non ci sta? I nostri figli che erano piccoli si stavano male e rimanevano scuri e non usavano le cose. Buono, complimenti. E il 23 novembre del 1980, esatto, il giorno del terremoto. Il giorno del terremoto, Zeffirelli, fratello Sole, sorella Rato. Stavate. Io stavo seduto, stavo lì che faceva così. E ci siamo tutti trovati. Io stavo anche a te, gente, quindi mi sta girando a destra. Che ora era, ve lo ricordate? Più o meno? Che ora poteva? Erano le 7. Le 7 e mezza. 19 facciamo uscire, 19 portata la porta, nessuno poteva uscire, fino a che si era portata la porta. Non si è fatto male nessuno. No, cioè è stata una fortuna che stavate festeggiando, insomma. Stavamo. Avevate appena detto la messa, perché la messa a che ora la diceva? No, avevamo fatto la processione un pomeriggio, però poi la sera avevamo programmato il film per stavamo con loro tutta la comunità e poi siamo. E mentre uscivamo si incastrò una sedia tra la porta e non voleva uscire. Ha detto. Sul serio, perché una cugina mia voleva uscire con la sedia. Allora io ho dato un calcio alla porta.
Fate i bravi che siete ripresi, fate i bravi che siete ripresi. L'unico che ha il alcuni due sbagliati, no, è inglese. Io le cose sono state.